15 ettari di boscaglia in fumo all'Aquila, un incendio di vaste dimensioni che ha devastato la montagna di Aragno tra l'Aquila e il Gran Sasso nel giro di pochi minuti. L'inchiesta accerterà la natura dell'incendio, che potrebbe essere anche di natura dolosa. Le fiamme sono arrivate a circa 200 metri dalle abitazioni, infatti è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco e anche di tanti volontari d'esercito per proteggere le case e le strutture circostanti. L'incendio, come dicevamo, è divampato in pochi minuti e in quota è stato necessario l'intervento di un Canadair, di due elicotteri dei vigili del fuoco, di uno dei carabinieri forestali e di uno dell'esercito. Tantissimi i lanci effettuati nel pomeriggio sulla zona, fino a tarda sera, particolarmente impervia, e questo ha reso tutto più difficile. Il comune dell'Aquila ha aperto per tenere sotto controllo la situazione il COC, il centro operativo. Il fronte dell'incendio si è esteso per circa 3 chilometri e la situazione si è aggravata in pochi minuti, perché il vento cambiava direzione in continuazione al fuoco. Un incendio vasto che ha sovrastato letteralmente la città dell'Aquila e ha riportato nella mente degli aquilani i drammatici momenti di qualche estate fa, quando andò a fuoco la montagna di San Giuliano, luogo caro alla popolazione. Lì ancora se ne vedono i segni. Certo è che le difficoltà sono state aumentate anche per la prima volta dall'assenza dei forestali, che accorpati ai carabinieri oggi non possono operare negli incendi boschivi e purtroppo mancano sempre mezzi e risorse, come spesso denunciato dai vigili del fuoco.